Innanzitutto complimenti ad Agrigento, al suo pubblico che ha sostenuto la squadra con grande calore, dando a noi una dimostrazione di grandissima civiltà in questa terra dove nel IV secolo a.C. costruivano i templi, mentre probabilmente noi inseguivamo con l'arco e la freccia i conigli. Comunque, complimenti a Franco, perché, a Franco Ciani, perché le sue squadre sono sempre squadre di altissimo livello. E complimenti ai due eroi che qui avete ad Agrigento. Sono Piazza ed Evangelista, non sono due giocatori pagani, sono due eroi. Perché ieri Alessandro, vedendo che la squadra era in ritmo e che segnavano tutti, ha lasciato che tutti giocassero. Ma oggi solo di convinzione, di coraggio, di leadership, di attaccamento a questa città e a questa maglia, ha fatto 15 punti pesantissimi che ci hanno ferito profondamente le carni proprio nel corso di queste partite. Così come a Evangelisti, che sottoposto a una marcatura di grande qualità e molto leale da parte di diversi miei giocatori, ha fatto una partita anche oggi monumentale. Per quello che riguarda noi, abbiamo subito 49 punti in meno di ieri, dell'altro ieri, e credo che questo dica tutto. Abbiamo riscoperto la nostra anima difensiva, perché soltanto con una difesa di questo genere noi possiamo pensare di andare avanti. Ai 100 punti noi non vinciamo nemmeno contro i bambini dell'asilo. E concludo dicendo che ho ricordato ai nostri giocatori la partita che fece Agrigento l'anno scorso, tenendoci in scacco per credo 37-38 minuti, con un Evangelisti che, se non sbaglio, segnò 34 punti. Quindi adesso noi dobbiamo concentrarci esclusivamente su gara 3, consapevoli che in gara 3 saremo in 6 e non in 5, perché avremo i 5.000 di Paradoxa che ci daranno una mano ad affrontare un avversario di grande qualità, di grande lealtà e di grande spirito, della quale io onestamente, se fossi un tifoso di Agrigento, sarei molto molto orgoglioso, perché stanno giocando una pallacanestro veramente di grandissima qualità. Beh, io credo il nostro approccio difensivo completamente diverso da quello di 2 giorni fa. 2 giorni fa abbiamo finito il primo tempo a 48, oggi abbiamo subito 51 in 40 minuti, quindi credo che sia questa la differenza sostanziale. Noi siamo una squadra nata per essere una squadra difensiva e la profondità delle nostre rotazioni dipende non dal fatto che vogliamo fare lo showtime, ma dal fatto che vogliamo difendere per 40 minuti con intensità. La cosa che mi piace sottolineare è che ieri... L'altro ieri, chiedo scusa, siamo entrati in bonus in tutti i 4 quarti perché abbiamo difeso male, perché abbiamo difeso senza intensità, senza concentrazione, e giustamente una squadra di altissimo livello come Agrigento ci ha punito. Oggi abbiamo difeso con attenzione, con energia, senza commettere falli sciocchi come abbiamo commesso 2 giorni fa, e quindi rispetto ai 29 tiri liberi che ha tirato Agrigento in gara 1 ce ne sono stati di meno, a fronte di un arbitraggio che è stato molto severo su tutti e due i fronti. Adesso non so se ad Agrigento qualcuno avrà da lamentarsi, anche io avrei uno o due episodi sui quali potrei discutere. Il primo, uno stranissimo, 3 secondi di Knox su un pick and roll, ma questo non ha importanza. L'importante è che la squadra abbia capito la pallacanestro che dobbiamo giocare. Questa è la cosa che mi tiene più in ansia. Oltre al fatto che, ribadisco, battere Agrigento in gara 3 sarà un'altra impresa, analogo a quella che abbiamo fatto oggi. Ho molto rispetto di Franco Ciani, ho molto rispetto del presidente Moncada, ho molto rispetto dei giocatori, per cui non mi aspetto una passeggiata, mi aspetto una partita di una durezza tremenda, con la consapevolezza che, così come oggi e l'altro ieri Agrigento ha avuto il suo sesto uomo in un pubblico straordinario, noi avremo altrettanto a partire da sabato. Ma secondo me, sì, come dici tu, ci aspettavamo una partita intensa, diversa da quella dell'altro ieri. Sapevamo che loro sarebbero stati molto più intensi, molto più aggressivi. È la loro caratteristica. Lo siamo stati anche noi, perché ci sono state tutte e due squadre che hanno difeso molto di più rispetto a 2 giorni fa. Ci sono stati meno tiri puliti. E quindi secondo me la differenza è stata che loro sono stati un po' più cinici magari nei tiri che hanno costruito, nei pochi tiri che sono stati costruiti sia da una parte che dall'altra. Loro hanno segnato questi tiri, noi invece li abbiamo sbagliati. E
Però ti dico, non mi sono esaltato tantissimo 2 giorni fa e non sono neanche troppo giù oggi. Sono 5 battaglie, siamo uno pari, quindi sappiamo che là è un campo molto difficile, però come ho detto prima dell'inizio di questo turno playoff, crediamo nelle nostre caratteristiche e andremo lì per portare una vittoria a casa. Ma siamo due squadre più o meno da questo punto di vista simili, molto due squadre intensissime dal punto di vista difensivo, due squadre che giocano molto, molto aggressivi dietro, che devono difendere forte per poter vincere, soprattutto nel playoff. Se sappiamo benissimo che se fai 100 punti come l'altra volta è difficile vincere, quindi cercheremo quando andremo lì. Di imporre, di cercare di avere la stessa intensità di oggi, perché anche se abbiamo perso, abbiamo lottato tutti quanti, tutta la squadra, e quindi prepareremo qualcosina in questi giorni e crediamo che possiamo vincere una partita là. Credo che a differenza di gara 1 abbiamo portato la partita sui nostri binari, ovvero quello della difesa, dell'aggressività, di mettere anche un po' le mani addosso, e questo oggi ha pagato. Siamo stati continui per tutti i 40 minuti, e alla fine quando c'erano da fare 3-4 difese forti le abbiamo fatte, e questa è stata la causa della vittoria. Ma alla fine sono stati sempre uguali, che come ha detto lui prima, bisogna cancellare tutto. È stata una brutta sconfitta, ovviamente eravamo arrabbiati, però se si pensa troppo alle partite precedenti poi non si rende tanto. Quindi anche oggi dopo la vittoria non ci esaltiamo e pensiamo a tornare a casa nostra davanti ai nostri tifosi. Credo che dobbiamo avere la capacità di analizzare in modo abbastanza freddo e oggettivo quella che è stata la partita di oggi. Ovviamente è stata una partita, ma l'hanno detto tutti, quindi non è che devo ripetere un concetto ormai esposto ampiamente, è stata una partita diversa, ma ce l'aspettavamo diversa. Nei playoff è un'eccezione la partita che finisce a 100 punti, a 80 punti, a 90 punti. Generalmente nel playoff si gioca con questa intensità, con queste cadenze, con questa fisicità, con questa aggressività, tenendo, come ha detto giustamente Rozier, le mani addosso, e credo che dobbiamo partire invece da un dato positivo, cioè che Agrigento è stata capace di giocare questo tipo di pallacanestro con chi l'anno scorso questo tipo di pallacanestro l'ha insegnata a tutti, o comunque ne è stato l'interprete migliore, e continua ad essere un interprete di assoluto livello, di una pallacanestro di grande intensità difensiva, di grande fisicità, di grande energia. È chiaro che oggi le difese hanno dominato gli attacchi, è chiaro che era difficile fare qualsiasi tiro, sviluppare qualsiasi trama di gioco, come si suol dire. E lo confermano le percentuali. C'è una squadra ha finito col 38, chi ha vinto ha finito col 38% dal campo, chi ha perso col 35%. 2 giorni fa Bologna ha tirato col 70% da 3 per larga parte dell'incontro, tranne l'ultimo quarto, noi abbiamo finito con oltre il 50% da 3. Oggi noi abbiamo fatto 2 su 19 e loro 3 su 12, quindi è segno evidente che o in 2 giorni abbiamo cambiato tutti e due i roster, hanno cambiato tutte le squadre, hanno tolto i tiratori, o la pressione, la presenza difensiva è stata diversa. Questa è la pallacanestro dei playoff, e io credo che nel finale siamo stati capaci di rientrare in partita, e se un paio di episodi ci giravano in modo diverso, probabilmente ce la saremmo giocata fino all'ultimo possesso, poi avremmo potuto vincerla o perderla. Senza dubbio Bologna è quella che ha condotto per 40 minuti nel punteggio, e quindi la partita l'ha vinta chi l'ha controllata in maniera costante, così come era stato 2 giorni fa in nostro favore, per cui siamo 1-1, ecco, che era probabilmente l'obiettivo di Bologna, anche se Bologna magari sperava di fare un 3-0 come l'anno scorso. Oggi andiamo a fare a Bologna sicuramente 2 partite, cerchiamo di vincere una partita, l'obiettivo è quello, no? Poi se ne vinciamo due meglio, ma l'obiettivo è di vincere una partita, perché sappiamo che gara 5 è qui. Quindi dobbiamo assolutamente
avere davanti non la negatività dei 51 punti subiti, ma la capacità della nostra difesa di competere, la grande capacità di lavorare forte su Knox, su alcuni giocatori loro, di comunque togliere abbastanza i riferimenti ai loro giocatori d'attacco principale, perché se togliamo Mancinelli, no, tutti gli altri oggi non è che abbiano fatto, ma nessuno, insomma, dei grandissimi punteggi. Sì, lui forse è fatto male durante il riscaldamento. Quindi non chiedetemi che cosa e non chiedetemi se recupererà quando recupererà, perché fino a domani o leggo i fondi del caffè o non lo so. E durante la partita si è fatto male anche Zunio, quindi domani lavorerà più il dottore di me e poi vedremo anche. Ecco, per cui se io penso anche al fatto che due giocatori così importanti per l'economia della nostra pallacanestro oggi non hanno potuto giocare di fatto, perché alla fine ha stretto i denti una ventina di minuti li ha giocati, però era evidente che non era Perling abituale, insomma, ecco, per cui credo che con queste due componenti che la sfortuna e la fortuna, voglio dire, ovviamente incidono nell'economia di una gara, possiamo anche avere degli spunti positivi da cui ripartire per andare a Bologna, come ripeto, con l'obiettivo di vincere una partita. Ecco, vincere una partita, riportarli qua a gara 5, allungare la serie e lottare come abbiamo fatto oggi, anche quando sembrava a un certo punto che loro avessero preso un vantaggio destinato a dare il colpo di grazia alla partita, siamo tornati e su quella bomba da 3 punti di Marco annullata, giustamente detto fra di noi, per un blocco irregolare che c'era, quindi non è che discuto la decisione arbitrale, dico, però ecco, in quell'occasione lì non ci fosse stato per farla, li avevamo presi e da lì si sarebbero forse aperti scenari diversi, però va bene, ecco, questo accettiamo il verdetto del campo. Contatto Bologna è riuscita a giocare la sua pallacanestro, noi ci siamo adeguati, qualche episodio ci ha penalizzato, ma dobbiamo pensare positivo e pensare appunto che abbiamo due partite per riportarli qui a fare la bella.